Cresce sempre più anche nell'agro nocerino sarnese il numero di nuovi positivi. A Nocera Superiore è stretta sui controlli, superato il muro dei 100 contagi in città. Il dato, aggiornato a stamane dopo un crescente innalzamento registrato nell'ultima settimana, è stato al centro del briefing convocato dal sindaco Giovanni Maria Cofano con il comandante della polizia locale Paolo Prudente ed il responsabile di area incaricato della raccolta dei rifiuti speciali conferiti dai nuclei familiari in stato di positività. Tra le misure contenitive disposte al termine dell'incontro, una stretta sui controlli, ancor più con l'avvicinarsi delle festività natalizie, per rafforzare la vigilanza in merito all'utilizzo della mascherina, rispetto delle regole nei luoghi pubblici e negli esercizi commerciali. Un dispositivo, quello chiesto dal primo cittadino, che va nella direzione delle linee guida del decreto Super Green Pass firmato dal ministro dell'Interno Lamorgese, che dispone nuovi presidi di controllo alla luce della variante Omicron. Se non vogliamo tornare indietro, dobbiamo continuare a tenere alta la soglia di attenzione, spiega Cofano. Il nostro monitoraggio dei contagi non si è mai arrestato, ma abbiamo sempre tenuto la situazione sotto stretta sorveglianza in accordo con l'ASL, i medici di base, le scuole. Con l'avvicinarsi delle festività, conclude il sindaco, e quindi con l'aumento di presenze nei luoghi pubblici e nelle attività commerciali, va tenuta alta la soglia di attenzione per non disperdere gli sforzi compiuti sino ad oggi. A Nocera Superiore è stata inoltre vaccinata con prima dose l'83% della popolazione ed il 72% ha effettuato anche la seconda, terza dose invece per 1.388 persone. Anche a Pagano in aumento il numero di positivi, si registrano in particolare diversi nuclei familiari in quarantena. A veicolare maggiormente il virus i bambini che per ragioni anagrafiche non sono ancora vaccinati. Ed è proprio l'immunizzazione in questi casi a fare la differenza. A Nocera Inferiore infatti l'ASL Salerno e l'amministrazione comunale accelerano il passo per le vaccinazioni. Da mercoledì riapre il centro del Palasport di Nocera per potenziare la campagna vaccinale. Tale centro si aggiungerà a quelli ancora funzionanti all'ospedale, ben due, a quello di via Federico Ricco. Una risposta concreta dopo le polemiche degli ultimi giorni indirizzate all'amministrazione, accusata di inerzia nell'agevolare le vaccinazioni durante il periodo invernale. A Sarno si registrano 106 positivi. Il sindaco Giuseppe Canfora ha appena firmato l'ordinanza che dispone per domani, martedì 30 novembre, la chiusura degli edifici scolastici di tutte le scuole materne, elementari e secondarie di primo grado, pubbliche e di competenza comunale, per effettuare la sanificazione degli ambienti scolastici. Sul fronte vaccinazioni invece Rocca Piemonte registra una percentuale di nuovi positivi del 5,19% rispetto alla media regionale del 2,91%. Sul fronte vaccinazioni è stato immunizzato con prima dose l'89% della popolazione ed il 79% con seconda. 633 persone hanno invece effettuato la terza dose. A San Valentino Torio 24 casi attivi, tutti domiciliati. L'83% della popolazione ha effettuato la prima dose, il 66% la seconda e 444 persone sono state immunizzate con terza dose.